Buongiorno, siamo qui con il panificio Mater, con il capo pasticcere Nicola Guariglia. Per il panificio Mater questa edizione è la prima edizione. E come vi trovate in questo contesto, nel contesto di Re Panettone? Allora, buongiorno, sono Guariglia Nicola, il capo pasticcere di Mater. Io ho incontrato il signor Porzio, altra edizione però le abbiamo fatte a Napoli. Per noi Milano è la prima edizione. Dopo fatto varie edizioni a Napoli, abbiamo deciso di partecipare pure questa qua a Milano. Poi per me, dico sempre, il confronto con gli altri colleghi è sempre un punto di vista come crescita professionale. Non è, per me non è una, diciamo, siamo avversari oppure una cosa di competizione, ma è un confronto di crescita volte e volte, perché io dico sempre, ogni volta che mi trovo con qualche collega, io ne prendo sempre diciamo, dalle sue parole, dai nostri confronti, un'ispirazione. Volte pure cose che sembrano insensate, però nel mio settore, nel mio campo mi aiutano tantissimo, perciò io lo vedo da sempre come un modo di crescita, non di, diciamo, di confronti di avversari. Questo è il mio motto personale, diciamo. Quali sono i maestri da cui ha preso, diciamo, poi la sua arte? Allora, io da anni che ho usato sempre il lievito madre, per me tutto il nucleo, tutta la crescita del panettone è il lievito madre. Io come, diciamo, panificatore, sono nato come panificatore e poi man mano, diciamo, l'esigenza di far crescere l'azienda, abbiamo intrapreso il campo della pasticceria. E da là che io ho sempre usato il lievito madre, era, diciamo, insensato non fare il panettone al lievito madre. Poi incontrando maestri da Gino Massari, con Zoia, con Morandin, poi diciamo io faccio parte della Richmond Club, il mio, diciamo, ispirato maestro è Giorilli, fondatore del Richmond Club. Diciamo da là poi man mano ho perfezionato la mia tecnica del panettone a lievito madre e diciamo tutti i prodotti artigianali. E tra l'altro il nostro motto è di usare tutti i prodotti del nostro territorio, valorizzare tutti i prodotti del nostro territorio. Da là, se voi confrontate i nostri prodotti, sono tutti legati al nostro territorio, diciamo, il nostro motto è quello. Poi Nicola, hai nominato dei grandi nomi della pasticceria, del panorama dei grandi lievitati, quindi un percorso molto interessante. Ti ringraziamo, ti auguriamo buon Natale e ci vediamo l'anno prossimo. Grazie, con piacere, figuratevi, è il mio, ripeto, è il nostro motto è quello di crescere, comportarci e portare. Abbiamo scritto nei nostri corsi tradizione, qualità e formazione, il nostro motto, diciamo, personale. Grazie.